Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Sword of Convallaria e oggi facciamo quella che viene effettivamente definita un po' in generale da parte mia la guida per i principianti e come fondamentalmente muoversi e gestire la situazione all'interno di questo gioco. Devo ammettere che mi ci sto dedicando parecchio, mi sta piacendo molto la tipologia di gioco e anche come viene interpretato, quindi la modalità tactics, la storia, le varie modalità di gioco, eccetera eccetera. E devo dire che anche l'interesse che ho visto in alcune persone nuove sul canale mi ha spinto veramente tanto a continuare a produrre del materiale su questo gioco. Quindi spero che possa andare bene, spero che possa andare avanti e ovviamente vi invito come sempre a mettere i like, a mettere i commenti, perché grazie a queste funzioni, grazie a queste interazioni, permettete al video di finire magari tra i consigliati e quindi cercare comunque di reclutare tra virgolette altri giocatori italiani che magari sono interessati a questo gioco. Fatta questa piccola premessa e fatta questa piccola introduzione, oggi facciamo un tour di tutto quello che è il gioco, almeno per quello che ho potuto sbloccare per ora, quindi arriveranno comunque altre guide dedicate per altre funzionalità di gioco, quindi al momento vi parlo di quelle che ho sbloccato, tutte quelle che ho sbloccato finora, ma vi dico già che alcune devo ancora sbloccarle e quindi ne parleremo in futuro. Cominciamo ovviamente dalle basi. Cominciamo dalle basi e cominciamo anche dal menu iniziale che vediamo appunto su schermo, dove abbiamo dei tasti praticamente qua sotto che ci permettono di, vedete tutti questi tasti qua sotto, che ci permettono comunque di interagire con varie finestre e varie schermate presenti all'interno del gioco. Ovviamente partiamo con quelle più semplici, partiamo ovviamente con l'inventario, che è dove praticamente avrete la possibilità di poter guardare tutti i vostri oggetti e tutti i vostri collezionabili accumulati all'interno del gioco e che vi consentiranno specialmente di interagire con oggetti riscattabili, ottenibili dagli eventi oppure da pacchetti che si possono acquistare tramite lo shop. Successivamente abbiamo il setup dei personaggi, il menu dei personaggi. Perché è importante ovviamente il menu dei personaggi? Il menu dei personaggi è importante perché questo vi consente di gestire, personalizzare e potenziare specialmente tutti i vostri PG, compresi ovviamente quelli leggendari, quelli epici, quelli rari, eccetera eccetera. Vi posso dire che comunque la maggior parte dei personaggi è comunque valida, anche quelli epici, ovvero questi qua dorati che vedete su schermo, sono comunque molto 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 validi. Se non avete leggendari, ma ovviamente si punta ai leggendari perché essendo un gacha si cerca di ottenere il maggior numero di personaggi forti, tra virgolette, che possano comunque svoltare il vostro gioco, il vostro gameplay. Per quanto riguarda la progressione del personaggio e per quanto riguarda la personalizzazione del personaggio, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che ovviamente viene presentata ovviamente l'iconografica del vostro personaggio, viene presentato anche il modello del vostro personaggio in pixel, ma le cose importanti che dobbiamo sottolineare sono il livello del vostro personaggio, che sarà proporzionalmente diretto al vostro livello d'account. Quindi se il vostro account è livello 20, i personaggi potranno arrivare fino a un massimo di livello 20 e così via. E poi successivamente il livello di rank. Per quanto riguarda il livello, ovviamente non c'è tanto da dire, perché il personaggio in questione guadagna esperienza man mano che effettuerà delle missioni o comunque completerà le quest, ma se volete progredire più velocemente e volete far aumentare il vostro personaggio di livello più in fretta, potrete utilizzare quella che viene comunemente chiamata appunto Common Experience, ovvero questa esperienza formata da questo prisma dorato che vi consente per l'appunto di incrementare il livello dei vostri personaggi direttamente, ovviamente tramite i tasti più e meno che vedete qui appunto di lato al vostro personaggio. Una volta che avrete selezionato l'ammontare di livelli che il vostro personaggio deve aumentare, vedrete il costo totale di Common Experience in basso. Una volta che avrete deciso come aumentare il vostro personaggio, premete il tasto di conferma e quindi di conseguenza avrete il personaggio che raggiungerà il livello prestabilito, che vi ripeto è direttamente collegato al vostro livello di rank.
Successivamente abbiamo il rank vero e proprio del PG. Che cos'è il rank? Il rank è una sorta di skill tree, come potete vedere, che praticamente vi consente di incrementare le statistiche del vostro personaggio e in determinate occasioni vi consente anche di sbloccare o delle passive o delle tecniche. Quindi avrete la possibilità di letteralmente buildare il vostro personaggio come meglio lo riteniate opportuno. Per quanto riguarda ovviamente la build, ce ne sono diverse sul web, quindi potrete tranquillamente cercare le build che vi interessano sul web. Se invece siete interessati alle build che sto iniziando a costruire io, fatemelo sapere che nel momento più opportuno farò uscire magari dei video dove vi parlerò delle build dei miei personaggi e il perché ho buildato i personaggi in quella determinata maniera. Quindi, man mano che il vostro personaggio aumenterà di rank, avrà la possibilità di apprendere delle tecniche attive o delle passive. Come per esempio in questo caso, che appunto dal rank 1 abbiamo la possibilità di apprendere una skill, ma da quest'altro lato abbiamo la possibilità di apprendere una passiva. Nel momento in cui effettuerete la scelta sarà definitiva, tra virgolette. Perché definitiva? Perché ogni volta che voi raggiungerete un determinato tipo di rank potrete scegliere solo una abilità o solo una passiva da poter sbloccare. Se invece desiderate sbloccare più passive o desiderate sbloccare più tecniche per il vostro personaggio, dovrete utilizzare le Castalia. Le Castalia si ha la possibilità di poterle ottenere tramite gli eventi, tramite login, tramite lo shop. Ci saranno diversi modi per poter ottenere queste Castalia che vi servono appunto per sbloccare. Tra l'altro qui potete notare anche dove potete ottenere le Castalia. Infatti in Source avrete la possibilità di cliccare le varie quest e trovare dove appunto ottenere queste Castalia. Le Castalia servono come diciamo metodo alternativo per l'acquisizione di passive e di skill. Infatti se notate la passiva in questo caso che viene che è stata scartata in favore ovviamente dell'altra abilità può essere comunque ottenibile attivando la Castalia. Quindi il rank vi consentirà di ottenere una di queste abilità, ma la Castalia vi consente comunque di ottenere anche quella che inizialmente avete scartato, in modo da rendere il vostro personaggio più completo e magari più competitivo, dipende ovviamente dai suoi punti di vista. Successivamente abbiamo i tratti. I tratti sono fondamentalmente per chi ha dimestichezza con Honkai, Genshin, Wuthering, eccetera, eccetera, sono le costellazioni. Quindi noi praticamente i tratti, che fondamentalmente parlando rappresentano delle diciamo delle condizioni passive del nostro personaggio, che in questo caso permettono di incrementare attacco e difesa del 5% in generale, e poi per ogni personaggio che viene sconfitto abbiamo la possibilità di recuperare il 20% di HP totali e un punto energia. Quindi come tratto è veramente veramente forte, che però come potete notare tramite le stelle che vedete qui di fianco possono essere potenziate, possono aumentare ovviamente il loro livello, possono incrementare la loro efficacia proprio grazie ai memory, le memorie. Cosa sono le memorie? Le memorie sono fondamentalmente i doppioni del vostro personaggio. Ogni qualvolta voi otterrete un doppione del vostro personaggio, verrà convertito automaticamente in memorie. Quindi ottenere più copie dello stesso personaggio non è del tutto una cosa sbagliata, ma vi servirà appunto per incrementare le sue passive, il suo tratto distintivo, che ogni personaggio ovviamente possiede e che rende unico e speciale quel proprio personaggio. Quindi trovando ovviamente più copie del vostro PG avrete la possibilità di renderlo sempre più forte. Infatti come potete vedere abbiamo comunque la possibilità di prendere le memorie anche tramite appunto il ritiro delle memorie presenti ovviamente in altre zone. Vedete qui abbiamo la possibilità di ottenere comunque delle memorie anche farmandole in vari stage, ma questo ovviamente ne parleremo più in là. Infatti a me è scattato il tutorial perché avrei voluto parlarvene dopo, però diciamo che va bene così. Per quanto riguarda i personaggi non è finita, perché abbiamo la possibilità anche di equipaggiare degli appunto equipaggiamenti. Abbiamo delle armi, armature e accessori. Quindi avremo il primo slot dove sarà possibile equipaggiare un'arma, che anche in questo caso esistono armi leggendarie, epiche, rare, eccetera, eccetera.
un'armatura o comunque sia un dispositivo protettivo, che anche in questo caso può essere leggendario, epico, raro, eccetera eccetera, e poi un gear in generale, che vabbè, qui gear viene inteso come tutto equipaggiamento, ma se noi dovessimo essere precisi dovremmo avere weapon, armor e gear, no? Proprio per identificare arma, armatura e accessorio. L'accessorio io ancora non l'ho sbloccato perché, vedete, bisogna completare il capitolo 3. Quindi io devo progredire ancora con la storia, ma piano piano riesco comunque a giocare, riesco a dedicarmici e poi sbloccare le varie cose. E ovviamente l'accessorio. Questo serve proprio per rendere il vostro personaggio ancora più forte. Il tasto che vedete qui alla sinistra con la spada X serve per togliere praticamente tutto l'equipaggiamento. Quindi se avete necessità di ottenere questi oggetti per un motivo X o Y, potrete togliere tutti gli equipaggiamenti in un colpo solo, oppure la freccia in su potete praticamente utilizzare l'equipaggiamento consigliato dal gioco equipaggiato automaticamente. Infine, nella barra in basso della nostra, diciamo, della nostra schermata, abbiamo tutto quello che riguarda passive, abilità e skill in generale del nostro personaggio. Infatti abbiamo ovviamente l'attacco base, che può essere comunque modificato con altri, diciamo, con altri attacchi nel momento in cui si sbloccheranno tramite i tratti o comunque tramite il proprio skill tree. Altre abilità che ancora in questo caso sono le abilità di reazione, che ancora non abbiamo sbloccato con il personaggio di Dantalion. Poi abbiamo la skill numero 1, che già comunque ne abbiamo diverse proprio perché abbiamo la possibilità di sbloccarle durante appunto il suo sviluppo, e che possono essere equipaggiate nei tre slot successivi che vedete praticamente qui. Quindi skill 1, skill 2 e skill 3. Quindi questa è un'altra skill e questa è ancora un'altra skill. Quindi il personaggio in totale possiederà 5 azioni da poter sfruttare all'interno del gioco, che sono l'attacco principale, la reazione e 3 abilità personalizzate. Ultimissima cosa che riguarda il vostro personaggio sarà il bond, ovvero il legame. Il legame del personaggio vi consentirà di ottenere delle passive che verranno comunque attribuite al vostro personaggio man mano che il vostro legame con esso sarà aumentato, e potrete comunque dare amore o comunque potrete in questo caso legare di più con i vostri personaggi preferiti tramite appunto i cuori, i bond charm, che si ottengono ovviamente all'interno del gioco. Ci sono diversi modi per poter ottenere questi bond charm, e man mano che voi otterrete l'esperienza richiesta, che vedete qui, avrete la possibilità di salire di livello e quindi guadagnare delle passive sempre più importanti e sempre più forti per il vostro personaggio preferito. Per quanto riguarda la progressione dei personaggi, direi che ci siamo, abbiamo detto tutto. Successivamente, un'altra cosa importante che si rilega comunque ai personaggi e si rilega in generale al vostro account sono i talenti. I talenti, che in questo caso possono essere sviluppati per qualsiasi classe di gioco, o per meglio dire per qualsiasi colore, chiamiamolo così, di gioco, avrete la possibilità di incrementare le statistiche e di sbloccare anche delle skill particolari che potrete sfruttare nella vostra progressione tattica. Che cos'è la progressione tattica? La progressione tattica è fondamentalmente l'intervento del personaggio principale, ovvero il personaggio del vostro account, durante le battaglie. Quindi durante le battaglie, in generale nella storia, quello che è, potete sbloccare degli attacchi speciali. Vi faccio vedere per esempio il patto, in questo caso comunque la strada, dei berserker, quindi degli attaccanti, quelli di colore rosso, che come potete notare abbiamo subito la possibilità di sbloccare Thunderstruck, che è un attacco diretto che possiamo fare ai nostri avversari, che infliggono 500 danni ai nostri nemici. Come potete notare dalla descrizione, l'effetto è dimezzato nell'arena, quindi quando si effettuerà PvP, perché sì ragazzi, c'è anche il PvP, questo effetto verrà dimezzato nei confronti dei vostri avversari. Mentre invece, come potete notare, tutto quello che abbiamo attorno è fondamentalmente un vero e proprio skill tree. Quindi anche in questo caso abbiamo delle passive, o comunque in generale abbiamo delle abilità da poter sbloccare all'interno del gioco tramite la valuta degli Star Particles. Gli Star Particles si accumulano ovviamente all'interno del gioco tramite i livelli, tramite tutto quello che potete fare nel gioco stesso, e che vi consentiranno di potervi potenziare
la vostra classe preferita, o comunque di poter potenziare fondamentalmente il vostro colore preferito, perché ogni colore, ogni classe, chiamatelo come volete, ha la possibilità di essere potenziato. Per potenziare ovviamente la vostra classe dovrete premere sulla passiva che intendete aumentare e poi leggere ovviamente gli effetti, convalidare tramite il consumo di materiali specifici, che in questo caso sono la polvere di stelle resilienti, che si possono ottenere ovviamente anche nei vari stage, quindi tutti gli oggetti che vi servono possono essere trovati tramite il click sull'oggetto, quindi basta che voi clicchiate sull'oggetto in questione e avrete la possibilità di trovare dove farmarli, quindi veramente molto molto facile. E poi successivamente utilizzare le monete, quindi i vostri soldi, più la polvere, appunto le particelle di stella, per incrementare il livello della vostra passiva. In basso a destra potrete controllare tutto quello che avete potenziato fino a questo momento, anche per rendervi conto di ciò che magari vi serve e ciò che magari non vi serve per i vostri personaggi principali. E poi in basso a sinistra abbiamo praticamente la descrizione del fatto che man mano che aumenteremo il livello del nostro talento, come potete notare, avremo la possibilità di sbloccare nuovi nodi. Infatti io per ora, come potete notare, ho i nodi bloccati proprio perché non ho sviluppato abbastanza tutta la situazione, ma man mano che andrete avanti notate che ci saranno diverse strade, diversi path, come vengono chiamati all'interno del gioco, che potrete sbloccare sempre con lo stesso metodo. Ovviamente tutto questo discorso viene esteso a tutte quante le varie classi, a tutti quanti i vari colori, e quindi potete aumentare e sicuramente potrete rendere più forti i personaggi che in un modo o nell'altro vi piacciono di più o che comunque utilizzate di più all'interno del gioco, quindi molto molto comodo. Per quanto riguarda invece la progressione dell'account, perché qui abbiamo parlato di personaggi e abbiamo parlato di come possono crescere i personaggi, per quanto riguarda invece la progressione dell'account abbiamo questi tasti di lato, praticamente sulla sinistra del nostro schermo, che ci consentono di ottenere esperienza, oggetti e tante altre robe in generale che ci fanno crescere l'account. La cosa su cui io personalmente vi consiglio tantissimo di concentrarvi è seguire ovviamente la cornucopia, che per chi ovviamente prende il pass permette ovviamente di ottenere ricompense molto succose e molto golose, ma soprattutto parlando il Voyage Momento. Il Voyage Momento è come se fosse, tradotto in termini poveri, una sorta di beginner's path, quindi una sorta di tutorial per i principianti che vi consente di ottenere delle ricompense incredibili. Quindi rispettando tutti gli obiettivi e completando tutti gli obiettivi che vi vengono proposti sullo schermo, avrete la possibilità di ottenere ricompense come pool, personaggi, armi, eccetera eccetera, e al tempo stesso vi consente anche di capire meglio le funzioni del gioco. Quindi vi do il consiglio estremamente solido di letteralmente concentrarvi sul Voyage Momento. Utilizzate la vostra stamina, utilizzate le vostre energie proprio per incrementare il più possibile il Voyage Momento, riuscire ad ottenere tutti questi oggetti e avere comunque un account di base molto molto forte, anche perché come potete notare avremo la possibilità di ottenere personaggi, avremo la possibilità di ottenere armi, avremo la possibilità di ottenere gemme, quindi chi più ne ha più ne metta. Abbiamo anche l'evento, diciamo in questo caso il Season Pass, chiamiamolo così, per così dire, ovvero il Calls Afternoon in questo momento, dove anche in questo caso sbloccare tramite ovviamente i soldini il pass per questa stagione vi consente di ottenere le ricompense free sulla destra e le ricompense premium invece sulla sinistra. Quindi man mano che voi rispetterete gli obiettivi delle quest e rispetterete gli obiettivi in generale del vostro account, avrete modo di guadagnare altri oggetti. Molto importante ovviamente è anche fare le daily, quindi premere tramite il pulsante delle opzioni qui in alto, guardare appunto la voce quest e avere la possibilità, come in questo caso sto facendo io essendomi collegato oggi, di ottenere ovviamente punti per i vari forzieri durante le quest, come un qualsiasi gioco che ormai utilizza questo metodo di ricompense, e poi gli obiettivi generali che vi consentono di ottenere altro, quindi vi consentono comunque di ottenere punti
pull, o per meglio dire risorse per pullare, pozioni per ricaricare la stamina e tutto quello che ovviamente vi può servire all'interno del vostro gioco. Quindi tenete sempre d'occhio le quest, se potete ovviamente rispettatele, cercate di completarle e ovviamente riscattate gli oggetti che vi interessano di più. Per quanto riguarda invece sempre la progressione del vostro account, per quanto riguarda in generale la progressione in generale anche del vostro gioco, molto importante sarà la voce eventi. Gli eventi sono diversi, soprattutto in questo momento in cui siamo praticamente all'inizio del gioco e quindi i giocatori vengono in un qualche modo, non dico sommersi, ma vengono comunque ricompensati spesso e volentieri tramite ricompense in gioco di eventi. Abbiamo un evento che è il Verdure Delight, un evento specifico che vi consente comunque di ottenere diversi oggetti, diversi accessori tramite obiettivi che potrete completare man mano giornalmente e che in generale potrete anche ottenere tramite appunto le vostre gemme, quindi potreste tranquillamente decidere di investire le vostre risorse per ottenere degli accessori e degli oggetti che vi interessino, ma tutti quelli che dovete controllare sono quelli sulla sinistra, ovvero gli obiettivi di gioco, che in questo caso appunto siamo stati ricompensati per i 5 milioni di download, quindi GG, dove ogni giorno loggando avremo la possibilità di ottenere degli oggetti. Quindi mi raccomando ragazzi, controllate sempre queste sezioni, perché tramite login o comunque tramite veramente delle piccole inerzie rischiate di perdere tanta roba, specialmente adesso inizio gioco. Abbiamo altri eventi, come potete vedere, che comunque sono sempre collegati un pochettino al vostro account, quindi quando raggiungerete il livello 10 prenderete 10 pull, a livello 20 prenderete altre 10 pull, a livello 30 prenderete altre 10 pull. Quindi riuscire a rushare o comunque riuscire a far crescere il vostro account fino al livello 30 è una roba molto molto buona. Successivamente abbiamo i daily login, quindi anche questi vengono considerati come eventi, ma su questi voi ovviamente non dovete preoccuparvi, perché quando loggerete ogni giorno avrete la possibilità di vedere questa schermata. Quindi non fatevi problemi, ma nell'eventualità abbiate skippato per sbaglio, controllate sempre, perché anche in questo caso le ricompense possono essere sempre valide. Andiamo ancora avanti con altri eventi, in questo caso, che praticamente devono essere rispettati entro un tot giorni. Quindi questi sono gli eventi, mettiamoli così, mensili, o comunque gli eventi che poi successivamente verranno rimpiazzati da altri e che ci consentiranno appunto di ottenere comunque risorse. Quindi 2500 gemme con ovviamente equipaggiamento leggendario e altre risorse con, vedete, il progresso corrente. Controllate anche in questo caso le quest. E nel momento in cui controllerete le quest avrete la possibilità di ottenere ovviamente i vari oggetti, i vari oggetti e le varie cose che vi possono servire all'interno dell'account, proprio seguendo le indicazioni che vi vengono date dal gioco. La Tower of Conquest, che io ancora purtroppo non ho sbloccato, sarebbe una modalità come le torri di Ever Crisis, per chi mi segue su Ever Crisis, ovvero delle torri dove dovremo sconfiggere dei nemici specifici e dovremo soddisfare delle condizioni specifiche, però con personaggi che poi in teoria, da quello che ho capito, dovrebbero essere bloccati. Quindi io ancora purtroppo non ho sbloccato purtroppo questa sezione, perché sto procedendo molto lentamente con la storia, dato che mi sto concentrando molto sul completare gli obiettivi del Voyager, come vi ho detto prima, però ovviamente progredendo con la storia si avrà la possibilità di sbloccare altre funzioni, come vi ho detto, ma per quanto riguarda le altre funzioni ne parleremo sicuramente in altri video più specifici. Poi abbiamo la possibilità di poterci unire comunque alle varie community, in più community vi unite più ricompense tramite appunto le risorse il gioco vi permetterà di ottenere, e poi ovviamente il legame del vostro account qualora abbiate finito di rerollare, che se non lo sapete ho fatto per l'appunto una guida per un reroll facile e immediato, avete la possibilità di linkare il vostro account e quindi non perdere più la progressione che state appunto effettuando o tramite mobile o tramite versione Steam, perché vi ricordo che il gioco è giocabile sia nella versione mobile che nella versione Steam.
Ultima cosa che invece dobbiamo andare a sottolineare sono ovviamente la metodologia di pull e di summon, ma di questo ho fatto un video a parte, quindi se volete lo potete andare a recuperare, dove spiego come funziona fondamentalmente la summon. Per farvela breve, abbiamo i banner che si dividono in debutto, destined e in standard, dove all'interno di tutti questi banner avremo un pity o comunque una pietà del gioco di 100 pull, dove al raggiungimento di queste 100 pull avremo assicurato un personaggio leggendario randomico, che però può essere ovviamente incluso anche quello del banner. Una volta ottenuto il personaggio del banner entro queste 100 pull, il counter si resetta. Ma non c'è soltanto il counter standard, perché esiste anche il counter diciamo sinergico, mettiamola così. Quindi ogni banner avrà un counter sinergico dove dopo 180 pull in totale avrete la possibilità di ottenere il personaggio del banner in modo garantito. Che cosa vuol dire questo? Che se io pullo 100 volte e ottengo un eroe leggendario che non è quello del banner specifico, mi serviranno altre 80 pull e dentro quelle 80 pull avrò il personaggio ovviamente del banner garantito sul mio account. Se invece dovessi trovare il personaggio del banner entro queste 100 pull, ovviamente i miei counter si resettano, sia quello per ottenere il leggendario di 100 di base, sia quello di ottenere il personaggio del banner con i 180 pull totali. Quindi questo è molto sinteticamente quello che è il funzionamento delle pull. Ma se volete un video più dettagliato e specifico, vi consiglio di recuperarvi quello che ho già fatto per quanto riguarda le pull. Ultima cosa che ovviamente andiamo a sottolineare del gioco è praticamente le modalità di gioco. Abbiamo diverse modalità di gioco che possiamo sfruttare ovviamente all'interno del nostro account. Il Full Journey, che è praticamente la modalità storia, per essere precisi, quindi avrete la possibilità di poter progredire con le storie, ottenere ricompense e, per chi è interessato, seguire gli eventi dei nostri personaggi. Una modalità completamente svincolata sia da stamina che anche praticamente da tutto quello che è il gioco di per sé, ovvero la spirale del destino, che è possibile sbloccare tramite le chiavi che vi consentiranno di giocare diversi capitoli in modo completamente autonomo, e una volta sbloccati avrete la possibilità di poter giocare in una modalità completamente svincolata da quello che è il gioco principale e anche dalla stamina. Quindi se avete finito la stamina ma volete comunque continuare a giocare, volete comunque continuare a divertirvi, potete farlo rivivendo il capitolo, comunque rivivendo i capitoli giocati sotto una chiave diversa. Successivamente abbiamo le modalità Crossing Worlds, dove praticamente abbiamo la possibilità, come potete notare io ancora devo sbloccare diverse funzionalità, man mano che ovviamente si progredisce nel gioco, e che ci consentono comunque di variare il nostro gameplay per quanto riguarda il farming delle risorse. Il Crossing Worlds è fondamentalmente parlando tutta quella sezione di gioco dove si farmano le risorse. Quindi abbiamo la possibilità di farmare esperienza per i personaggi, abbiamo la possibilità di farmare oggetti per incrementare il rank del nostro personaggio, abbiamo la possibilità di incrementare le stelle del trial, che in questo caso, come potete vedere, ho appunto ancora il tutorial da fare perché non l'ho ancora perché ancora non l'ho fatto, quindi dovrò comunque ovviamente approfondire questo discorso e lo approfondiremo in maniera diversa. E poi, come potete notare, abbiamo altre funzionalità di gioco che piano piano sbloccheremo e che piano piano vi illustrerò con dei video specifici. Abbiamo anche appunto le memorie che possiamo appunto reclutare durante la nostra giornata, e come potete notare in alto potrete leggere i tentativi che potete effettuare al giorno per diciamo come extra reward o comunque come extra attempt per quanto riguarda all'interno del vostro giornaliero. Quindi assicuratevi comunque di farle giornalmente, proprio perché vi permetteranno di progredire più facilmente lo sviluppo dei vostri personaggi e lo sviluppo del vostro account. Penso che per il momento non ci sia nient'altro da aggiungere. Ovviamente c'è anche la sezione shop, ma ovviamente la sezione shop non vi interessa, o comunque non mi interessa trattarla, perché è molto semplice: entrate nello shop, comprate quello che vi interessa e ciao ciao. Però penso che per quanto riguarda una sorta di infarinatura generale del gioco, penso che possa essere tutto.
Fatemi sapere se ovviamente ci sono delle cose che vi interessano nello specifico che io approfondisca, sempre sotto nei commenti. Vi invito anche a lasciare un like per sostenere il mio lavoro. E detto ciò, ci vediamo come sempre con un prossimo appuntamento. Ciao ciao!